Bene, e adesso vi porto a conoscere le altre lumache. Queste sono Dobbin, Muffin, Cupcake. Sono davvero adorabili! Toffee, Bobby, Speedy, Robin Hood e Sansone. Miss Jolly! Sì? Sansone non ha il guscio, come mai? Non ha il guscio perché è un lumacone. Un lumacone! Chi vorrebbe cavalcare un lumacone? Ascoltatemi bene, non dovete mai camminare dietro alle lumache. Perché no? Perché potrebbero darvi un bel calcio, ecco perché. Speedy ha un bel caratterino, vero? Dovete imparare a conoscere le vostre lumache. Allungate la mano, in modo che possano annusarvi. Ciao, Bobby. Sono piuttosto diffidenti, hanno bisogno di tempo. Dagli una piccola pacca sul guscio. Coraggio, Bobby, non avere paura di me. Ben fatto, è diventato tuo amico. Possiamo cavalcarle adesso? Non ancora, prima ci aspetta del lavoro. Innanzitutto rassettiamo le scuderie. Che cosa vuol dire? Pulirle dalla popò di lumaca. Popò di lumaca, beh! Prendete tutti un secchio e una vanga e pulite la popò. La popò di lumaca puzza ed è anche molliccia. È questo lo spirito giusto. Bravissimi, mi raccomando, dovete lavarvi bene le mani. Passiamo alla strigliatura adesso. Cos'è la strigliatura? Pulire e lucidare. Prendete tutti una spazzola e poi date una bella sgrassata ai gusci. Corno. Quella è la mia bacchetta. Oh, quello è il nostro televisore. Le formiche stanno rubando le nostre cose. Sì, anche le nostre. Ma dove le stanno portando? Giù dalla formica regina. Tatam, ti ordino di dire due parole a questa formica regina. Quali parole, vostra maestà? Dille che la smetta di rubare le nostre cose. Lo farei volentieri, vostra maestà, ma è che non parlo formichese. È tra le lingue degli insetti più difficili, insieme al millepiedese. Ci serve qualcuno che conosca il formichese. Gastone! Ah, bene, le coccinelle parlano formichese. Allora Gastone può essere il tuo interprete. Ora scendi, Tata. Possiamo andare anche io e Ben? Certo. Ma state vicini a Tata Susina perché possa proteggervi. Urrà! Andrò anch'io per proteggere Tata Susina. Voglio andare anch'io, così posso proteggere il signor Elfo. Queste gallerie scenderanno parecchio, ne sono sicuro. Quanto parecchio? Arriveremo fino al centro della Terra? Spero di no. I miei piedi sono già abbastanza stanchi. Da questa parte! È molto facile perdersi in tutte queste gallerie. È un labirinto! Spero che ritroveremo la strada per uscire. Non preoccuparti, so come orientarmi nei labirinti. Ed ecco qui la piantagione di pomodori! Wow! Mi dispiace, ma siamo invasi dai parassiti dei pomodori. Oh, perbacco! Ai parassiti dei pomodori piace tanto mangiare i pomodori. Già. Andate via. Ciao! Ciao! Sparite! Via! Oh, sono di nuovo tornati! Già, se solo riuscissimo a trovare un modo per poterci liberare di loro! Gastone li ha spaventati. Certo, è ovvio. Alle coccinelle piace mangiare i parassiti dei pomodori. Bravissimo, Gastone. Diventerai la nostra coccinella da guardia. Adesso possiamo pensare a raccogliere un pomodoro. Tagliatelo! Subito! Pomodoro! Sembra un po' pericoloso. E lo è.
Ecco perché indossiamo questi caschi. Per la lezione di scienze di oggi, studieremo lo stagno e coloro che ci vivono. Oh. Alcune creature vivono sulla terra, come gli elfi. Oh. Mentre altre vivono nell'acqua, come i pesci. Oh. Altre possono vivere sia nell'acqua che sulla terra, come... Le rane! Giusto, Ben! Chi di voi sa dirmi che cosa mangiano di solito le rane? Il gelato! Oh. No, principessa Holly! Allora, qualcun altro? Mangiano le mosche? Esatto, Barnaby! Le rane mangiano le mosche! Vorreste vedere da dove vengono le ranocchie? Sì, certo! Molto bene! Ecco qua! Oh. Come potete vedere, le rane depongono le uova. Non assomigliano a delle rane, però. Oh, oh, per questo dovremo aspettare alcuni giorni. Allora, c'è qualcuno tra voi che vuole accudire le nostre uova? Io! Davvero, principessa Holly? Sì, per favore! D'accordo, cara. Ti aiuterò a portarle fino a casa, al piccolo castello. Hurra! Da 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 tu da di da 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 dum da di da 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 di da di da. Tata Susina! Salve, principessa Holly, com'è andata la lezione? È stato bello, so tutto sulle rane e su come nascono. E ho anche dei compiti da fare, non vedo l'ora. Bene, mi fa piacere. Ti prego, vecchio saggio elfo! Come vuoi, la cosa importante è che si comporti bene. Tu piaci molto a Gastone. Grazie, ne sono lusingato. Noi stiamo andando alla grande fattoria e lì vedremo tante belle mucche! Eccoci arrivati alla grande fattoria! Attento, laggiù c'è una griglia! Cosa? Allora ricordatevi, bambini, la gente grande ha dei piedi molto grandi che non si può sapere che cosa calpesteranno. Con un po' di fortuna non incontreremo nessun membro della gente grande, ma se accadesse, mantenete la calma, non andate in panico. Vecchio saggio elfo, quello è un membro della gente grande? Eh? Ah! Un membro della gente grande! Oh, un autobus giocattolo! Ah! Ah! Ti prego, mettici giù subito! Oh! State tranquilli, lei è Lucy. È solo una piccola bambina. A me sembra una grande bambina. È vero, è un'enorme bambina. Ciao a tutti! Ciao a te, Lucy! Ma quante piccole fate! Ebbene, che tu sappia che io non sono una fata, sono un elfo. Anche tu hai le ali e puoi volare? Gli elfi non possono volare. Sai fare gli incantesimi? Gli elfi non possono usare la magia. Oh, e allora che cosa fate voi? Gli elfi fanno un sacco di altre cose. E noi siamo elfi! E noi siamo fate! Quanto mi piace fare dei picnic. Sì, mangiare all'aria aperta è la cosa più bella del mondo. Un sandwich, signor Elf? Vi ringrazio, Regina Cardo. Lo vuoi anche tu, tesoro? Ottimi, dei sandwich al miele. I miei preferiti. Ah! Smettetela, andate via! Paparino, ma sono soltanto delle api. Comunque a me non piacciono, sono delle buone a nulla. Delle buone a nulla? Il miele che c'è nel vostro sandwich è frutto delle api. No, non è vero, è frutto di questo barattolo. Paparino. Tu sei andato a scuola, mio caro? Certo, alla scuola dei re, abbiamo imparato a salutare. Ben ha ragione, Riccardo. Le api fanno davvero il miele. Sul serio? E come ci riescono? Allora, comincia tutto dai fiori. Innanzitutto le api succhiano il loro nettare.
Loro mangiano e mangiano e mangiano e mangiano e mangiano. Grazie, signora Elfo. Dopo aver succhiato sufficiente nettare, tornano nell'alveare e lo utilizzano per creare il miele. A me piacerebbe vedere l'alveare. Ti ci posso portare se vuoi. Buona idea, signor Elfo. E visto che ci va, mi prenderebbe dell'altro miele. Ma certo, vostra maestà, vi porterò un barattolo pieno di miele freschissimo. Signor Elfo, quanti api vivono in un alveare? Ci sono migliaia di api in un alveare. Migliaia? Wow! Allora ci sarà un gran baccano là dentro. Puoi dirlo forte? Preparatevi a sopportare un frastuono incredibile. Vi assicuro che sarà piuttosto rumoroso. Oh, questo silenzio è strano. Vecchio saggio elfo, dove sono andate le api? Non ci sono più. Non ci sono? Esatto, sono volate via. Stiamo aspettando per vedere se ritorneranno. Eccole, in testa allo sciame c'è l'ape regina. Le altre la seguono ovunque vada. Oh, santo cielo, è già mattina, devo correre a fare le mie consegne. Rilassati, signor Elfo, è ancora presto. Ah, è vero, adoro questi momenti di quiete prima che cominci la giornata. Sì, è tutto così silenzioso e tranquillo. Oh, è il galletto della fattoria degli elfi. Le galline sono scappate. Presto, dobbiamo circondarle. Andiamo, galline. Wow. Coraggio, galline. Avanti, andiamo, forza. Andiamo, galline, muovetevi, forza. Bene, ora è tutto sotto controllo. Grazie per il tuo aiuto, signor elfo. Per fortuna eri ancora qui. Temevo fossi andato a fare le consegne. Le mie consegne. Adesso sì che sono in ritardo. Guardate queste piccole primule. Sono così belle. Consegna espressa! Buongiorno, signor Elfo. Oggi è un po' in ritardo. Sì, abbiamo avuto un problema con le galline stamattina. Galline, eh? Mi fa venire in mente che mangerei volentieri un uovo per colazione. Ah, non vi ho portato nessun uovo oggi. Oh, davvero? Non c'è problema, vado a prenderne uno. Posso venire con voi? Ma certo! Verrò anch'io, così sceglierò l'uovo migliore. Torneremo subito al pollaio, prenderemo l'uovo, lo metteremo sul camion, guiderò di nuovo fin qui e in men che non si dica voi potrete avere il vostro uovo, maestà. Ah, tutto questo per un uovo. Sarebbe più semplice se avessi una gallina, così avrei sempre uova fresche per colazione. Ok, a dopo. A dopo. Tu non vuoi sul serio una gallina, vero? Oh no, cara, stavo solo scherzando. Un uovo! Riccardo, desidera un uovo? Ah, davvero? Allora potremmo avere un problema. Le galline non stanno facendo uova. Cosa? Perché no? Perché non hanno più cibo, purtroppo. Hanno beccato tutte le piante. Però c'è un altro lavoro, che è decisamente più pericoloso. E qual è? Lo posso vedere? Sei sicura? Ti potresti spaventare. Ma io non ho paura. Posso tranquillamente dire che questo è il lavoro più pericoloso del mondo per un elfo. Allora qual è? Raccogliere le uova. Che cosa c'è di pericoloso nel raccogliere le uova? Le galline! Wow! Sono davvero gigantesche. Esatto. Ecco perché abbiamo costruito un recinto alto. Ed ecco perché è molto importante chiudere a chiave il cancello. Che emozione! Aspetta, principessa Holly! Queste galline non sembrano tanto pericolose. È solo raccogliere le uova che può essere pericoloso. E come fate a raccogliere le uova? Ogni elfo deve correre molto velocemente verso l'uovo, prenderlo e poi scappare via il più in fretta possibile. E cosa succede se non è abbastanza veloce? La gallina ci si siede sopra. Poverino. E adesso hai capito perché è così importante che il cancello sia sempre chiuso a chiave. Salve, tata Susina! Dove vuoi che metta queste uova? Oh, santo cielo, in nessun posto! Ma hai sempre detto che devo imparare tutto sulla natura!
patata. È vero. Ma non pensavo che l'avresti fatto nella mia cucina. Oggi è stato fantastico, mamma. Abbiamo imparato tutto sulle rane e ho anche i compiti da fare. Non è bello? È splendido, tesoro. Buonanotte. Buonanotte, mammina. Wow, è mattina! Buongiorno, piccole uova. Oh, e questi pesciolini da dove arrivano? Quelli non sono dei pesci, sono dei girini, Holly. Ciao, girini, come va? Che cosa sono i girini? Sono cuccioli di rana. Nella notte le uova si sono dischiuse. Wow! Io di rane ne so parecchio. Vedrai che domani ci saranno novità. Oh! Nascono come uova e poi si trasformano in girini che sembrano dei pesciolini con la coda lunga. Oh, oh, ne sai davvero molto sulle rane, tesoro. Grazie alla tata, mi sta insegnando molte cose. Ti piacciono le rane, papà? Ma certo, finché restano nel loro stagno e non mi vengono vicino, possono essere viscide e un po' disgustose. Ma papà! Buonanotte, Holly. Wow, è una cosa fantastica! Sì, Holly, ma lo sarà ancora di più fra poco, sta a vedere! Ora della nanna, principessa Holly. Tata, saluta i miei nuovi amici! Sofficino, Balzello, Verdolino e... Ben! Ciao! Buonanotte, ranocchietti! Oh, buongiorno, Ben! Vieni fuori a giocare, Holly! Sono un po' impegnata, ora sto giocando con i miei ranocchi! Ranocchi? Questo è davvero bravissimo a correre e a saltare! Infatti l'ho chiamato Ben! Oh! Ci vediamo più tardi! Ciao, ciao! A dopo! Ben! Fa qualcosa per questi ranocchi, ti prego, tata Susina. Sono diventati un po' più grandi e molto più rumorosi. Se fossero più piccoli sarebbero anche più silenziosi. Mangia mosche che fai cracra, rimpicciolisci della metà. Oh, sono più piccoli, ma in qualche modo sono diventati di più, vostra maestà. Volete che provi di nuovo? Meglio di no. Ranocchie, ranocchiette! Le rane devono stare nell'acqua, Holly. Sì, papà. Papà dice che le rane devono stare nell'acqua, quindi trasformerò il cortile in una piscina, ma certo! Non avremo più bisogno di questa porta. Ciao, ciao, porta! Bene. Ora è il momento di riempire d'acqua il cortile. Acqua, acqua, sali, sali, su! Ecco fatto, ranocchi, avete l'acqua adesso! Ottimo! Finalmente stanno rientrando nell'alveare! Ora possiamo rilassarci, è tornato tutto alla normalità! Allora, ditemi, Ben e Holly, che cosa possiamo fare per voi? Vogliamo vedere come le api creano il miele. Benissimo, siete venuti nel posto giusto. Questo è l'alveare. E io invece sono l'apicoltore. Ci serve un barattolo di miele per il re. Non c'è problema. Quindi immagino che dovremo entrare per prenderlo. È questa la porta? Fermati, tata Susina. Non puoi certo entrare come se nulla fosse. Ci sono migliaia di api lì dentro e ognuna ha il suo pungiglione. Non saranno contente se cercheremo di portare via il loro miele. Oh. Cosa facciamo allora?
Innanzitutto dovremmo far addormentare le api. Come? Beh, ecco, utilizzando la magia. Ma io credevo che tu detestassi la magia. Infatti è così, ma se sono costretto a entrare in un alveare pieno di api inferocite, sono disposto a fare uno strappo alla regola. Chi farà l'incantesimo? Beh, qualunque vecchia fata ne è in grado. Tata Susina, lanceresti un incantesimo del sonno per me? Con piacere. No, Tata, non era per il vecchio saggio. Era per le api. Oh, ma perché è sempre così sibillino? Cosa mi è successo? Stavolta cerca di essere chiaro. Tu vuoi che faccia dormire le api, non è vero? Se per te non è un grande problema, sì. Dormono tutte. Ottimo, in questo modo saremo molto più al sicuro. Entrerai subito nell'alveare e prenderai il miele. Non ancora, ci serve una misura di sicurezza d'emergenza. Forza, devi uscire subito. Appena in tempo, sarebbe stata una vera catastrofe. Perché stai facendo tanto rumore? Così mi hai svegliata. Holly, dimmi un po', dov'è Lucy? Shh, sta ancora dormendo. Cosa? Svegliala immediatamente e falla uscire dal castello subito. Fai in fretta prima che diventi grande. Oh, è vero, mi ero dimenticata. Lucy, svegliati. Cosa succede? Stai ricrescendo. Wow, usciamo subito di qui. Svelti tutti quanti fuori! Oh oh, troppo tardi! Questo sì che è un modo buffo di svegliarsi! Lucy, va tutto bene? Sto benone, grazie! Buongiorno a tutti, c'è Lucy qui? Sì, c'è... Ci tenevo molto a dirle che mi dispiace. Non è affatto vero che la gente grande distrugge le nostre case e poi ci calpesta. Ups! È lei, signor sindaco! Non volevo calpestarla, mi scusi! Non ha importanza! Non potevo essere calpestato da una bambina più gentile! Come farò a uscire dal piccolo castello? Ecco, con un pizzico di magia sistemerò tutto! Fiu! Grazie, Tata Susina! Lucy, si torna a casa! È la mia mamma! Devo andare ora! Grazie per il pigiama party! Di nulla! È stato divertente! La prossima volta verremo a dormire a casa tua! Sarebbe fantastico! Ciao! Ciao! Eccoti qua! Ciao, Lucy! Allora, ti sei divertita? È stato il più bel pigiama party che abbia mai fatto! Non è vero, Rex? Noi tre striglieremo Speedy. Sta calmo, piccolo, sta calmo. Vogliamo solamente lucidare il tuo guscio. Oh, fermo, piccolo. È piuttosto irrequieto, come vedete. Sta bravo. Il guscio di Bobby adesso brilla. Anche quello di Dubbin. Guardate Muffin, il suo guscio è luccicante. Ottimo lavoro, bravissimi. Ben fatto! Adesso, prima di cavalcare queste canaglie, dovremmo dare loro del mangime. Del mangime? Cibo! Prendete tutti quanti delle verdure e poi portatele alle lumache. Mangia questa carota, Robin Hood! Questa è per te, Bobby, una squisita foglia di cavolo! Loro adorano le verdure fresche. Caspita, è proprio affamato! Oh sì, mangerebbero per tutto il giorno se glielo lasciassi fare! Adesso è il momento di cavalcare. Ciascuno di voi scelga una lumaca. Oh, posso cavalcare, Bobby? La prego! Certo! Sono su una lumaca! Io cavalcherò Robin Hood! Io cavalcherò Muffin! Toffee! Cupcake! E io cavalcherò Speedy! Oh, il problema è che Speedy finora non ha mai rotto il ghiaccio. Che cosa vuol dire? Voglio dire che nessuno lo ha mai cavalcato perché è troppo irrequieto.
Sì, è ancora molto giovane ed è sempre su di giri. Posso essere il primo a cavalcare Speedy, Miss Jolly? Ci puoi sempre provare. Cerca di rimanergli in groppa. Lui proverà a buttarti giù. Questo è l'incarico giusto per un elfo cowboy. Mi piace il tuo atteggiamento, cowboy Ben. Rimasto solamente il fango. Se vuoi un bel giardino fiorito, non allevare galline. Oh, c'è ancora un piccolo fiore laggiù. Oh, i fiorellini teneri sono i loro preferiti. Ehi, che gallina impertinente! Se solo potessero vivere da un'altra parte. Oh, papà ha detto che vorrebbe avere una gallina al piccolo castello. Sì, in un certo senso l'ha detto. È vero, il re ha detto voglio avere una gallina. Sì, è perfetta come soluzione. Trasferiremo le galline al piccolo castello. Ok, attenzione, spostiamo le galline verso ovest. In sella, mandriani. Yohi! Mandriani? Ma voi state spostando dei polli. Dovreste chiamarvi pollami o qualcosa del genere. Beh, mandriani suona meglio. Tata! Posso essere una mandriana? Certo che puoi, Holly. Ecco, prendi il tuo cappello. Si parte! Oh! Iha! Yahoo! Yahi! Yuppia! Ok! Hey! Non avrei mai pensato che spostare dei polli fosse così rumoroso. Le galline amano il rumore, ma dobbiamo stare attenti a non fare forti rumori improvvisi se non vogliamo provocare un fuggi-fuggi generale. Forti rumori improvvisi? Qualcosa come bang! Oh, gallina in fuga! Oh, vieni qui, da questa parte! Oh, stava per sfuggirci. Ora, per favore, basta rumori improvvisi. Sarà un lungo viaggio fino al piccolo castello. Galline nel west, galline nel west, col carri serragliamo, a ovest ce ne andiamo. Galline nel west, galline nel west. Buongiorno. Qualcuno mi può portare un uovo? Adesso! Oh, mamma mia! Tata Susina, ti avevo detto di non fare apparire una gallina. Ma non l'ho fatta apparire io. Tata, tu sai parlare la sua lingua? Certo, Vostra Maestà. Allora, che cosa ha detto? La signora gallina dice... Oh! Guardate, laggiù c'è la nostra gallina! Attenzione, tata Susina! Quello è un animale estremamente pericoloso! Ma non dire sciocchezze! È soltanto una gallina! La gallina ha deposto un uovo! Urrà! Urrà! Che bello! E il servizio è anche migliore di quello degli elfi. Eh? Cosa? Tata Susina, puoi chiedere alla signora gallina di deporre un uovo per la mia colazione di domani? Naturalmente, Vostra Maestà. Ne volete ancora? Nessun problema. Attenta, tata Susina. Oh, signor elfo, la smetta di agitarsi. Al cestino chiederò gelatina ancora un po'. Tata, vogliono tutte la gelatina. Oh, santo cielo, ci vorrà un giorno intero. Devo farne subito molta di più. No, tata Susina! Ancora, ancora, ancora! Oh, inondazione di gelatina! Guarda, la gelatina ci sta portando fuori! Inondazione di gelatina!
parli udire delle voci. Che dicono? Inondazione di gelatina! Non capisco che cosa stanno urlando. Non so, non riesco a sentire. Inondazione di gelatina! Oh, 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 inondazione di gelatina! Inondazione di gelatina! Evviva! Ho di nuovo il mio corno! E io la mia bacchetta magica! E le formiche hanno tutta la gelatina che vogliono! Il piano ha preso la bella batosta! Per fortuna non è il mio pianoforte! Invece, Vostra Maestà, è il vostro piano! Stavo venendo a consegnarvelo! È tutto ok, papà! Hai sentito? Suona bene! Ma dovrete suonare solo note alte, maestà! Una bella sorpresa per papà! Che strano! Dov'è finita la porta? Quando siamo usciti c'era! Nessun problema! La farò riapparire! Oh, Riccardo, questa è opera tua? Certo, papà. Hai detto che alle rane serviva l'acqua, così ho fatto una piscina tutta per loro. Questo è troppo! Devi portarle via subito! Oh. Via, Ranocchie! Ciao! Oh. Ciao, Holly! È tutto ok? No! Papà ha detto che devo rimandare le mie rane nello stagno, ma loro non se ne vanno! Ci serve subito un piano intelligente per convincerle a spostarsi. Gli elfi sono bravi nel fare i piani. E io sono un elfo! Quale sarebbe il piano intelligente? Giocheremo alla cavallina. Tu salti sulla mia schiena e io salto sulla tua. Opla! Opla! È bello, ma a cosa serve? Opla! Opla! Guarda! Ci stanno seguendo! Opla! 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 Siamo arrivati! È lo stagno! Bel lavoro, Ben! Grazie al cielo le rane non sono più al castello! Sai, Papino, mi mancheranno! Non preoccuparti, principessa Holly. Un giorno le tue rane torneranno. Perché? Le rane tornano sempre nel posto in cui sono nate per deporre le uova. Oh! Evviva, non vedo l'ora! Wow! What's that sound? It's gone all dark. It's Bessie. And who is Bessie? Bessie's a cow. Ooh! A cow! She likes you. Now, children, what does the cow give us? A big lick. Yes, and what else? Milk. Well done. But she hasn't brought any with her. She has. Watch me. It's okay, Bessie. I'll be very gentle. And there you have it. That's where milk comes from. A cow. Another interesting thing about cows is they always sit down when it's going to rain. Oh, oh, Nanny Plum, that's just a silly fairy tale. It's true. Cows sit down when it's going to rain. Oh, yes, yes. What a superb example of a female bovine quadruped. I just felt a teeny drop of rain. These are the cow's udders. Yes, I definitely felt some rain. Wise old elf, maybe you should get out from under the cow. If only I could take a closer look. Oh! What about the wise old elf? Oh. He's under a cow. At least he's dry under there. Lucy,
Could you get Bessie to stand up, please? I'm sorry. Cows never get up when it's raining. Fatti cavalcare, Speedy, da bravo piccolo. Wow! Così vai, puoi farcela! Yeah! Bravo! Wow! Ce l'ho fatta, Speedy! Iha! Sei stato fantastico! Non avevo mai visto niente del genere. Ottimo lavoro, Cowboy Ben! Iha! Allora, Jake, chi vuoi cavalcare? Dobbin o Sansone? Preferisco Dobbin. È strano, vero, Sansone? Sembra proprio che nessuno voglia mai cavalcarti. Non importa, tu rimani qui e riposati un po'. Coraggio, si parte! Miss Jolly? Sì? Come diciamo alle lumache di muoversi? Dite loro di trottare! Forza, al trotto! Forza, al trotto! E adesso una bella cavalcata! Splendida giornata per cavalcare le lumache! Dove stiamo andando? Rimarremo qui nel prato! Scusi, Miss Jolly! Sansone il lumaccone ci sta seguendo! Oh, ma guarda! Andate avanti, io vi raggiungo subito! Sei davvero un lumacone, Monello! Non saresti dovuto venire insieme a noi! Ti riaccompagno al maneggio! Fermatevi tutti, ragazzi! Da quale parte andiamo? Miss Jolly ha detto che dobbiamo rimanere nel prato! Da questa parte, allora! Wow! Che sta succedendo? Beh, penso che sappiano dove stanno andando! Non mi ero accorta che corressero così veloce! Forse hanno sentito l'odore di qualcosa che a loro piace! Ma che cosa? Sì, siete proprio sicuri che il re abbia detto di volere una gallina nel piccolo castello? È quello che ha detto papà, voglio una gallina nel piccolo castello. Molto bene, allora tutto in sella. Galline del West, galline del West, con gli ali serragliamo, a ovest ce ne andiamo. Ora siamo nelle terre selvagge. Terre selvagge, siamo nel prato. Ci fermeremo qui per la notte. Attenzione, mettete i carri in cerchio. Dobbiamo tenere al sicuro le galline. Dormire all'aperto accanto a un fuoco da campo. La vita non potrebbe essere migliore. A meno di non essere nel letto a guardare la televisione. Ora che mi ricordo, sarà meglio che chiami il re. Pronto? Salve, Riccardo. Siamo quasi arrivati, ma ora ci siamo accampati per la notte. Wow! Quanto ci potrà mai volere per consegnare un uovo? Non preoccuparti, papà. Domani avrai la tua gallina, promesso. La mia gallina? Holly, che cosa intendeva dire? Tutti a nanna, Mandriani. Tata, tu farai la guardia. La guardia in che senso? Beh, tieni d'occhio le galline. E mi raccomando, non ti addormentare! Ricevuto. Buongiorno, tata Susina. Allora, stanotte è andato tutto bene? Certo. Ma dove sono le galline? Oh, sono andate via. Cosa? Il motivo per cui dovevi sorvegliarle era assicurarti che non fuggissero. Tu non hai detto questo. Hai detto tienile d'occhio e basta. Quindi sei rimasta a guardarle mentre si allontanavano? Certo. Mandriani al lavoro. Ora dobbiamo radunare le galline. Venite qui, galline! Galline! Tornate qui! Ecco, le api hanno deciso che il piccolo castello è diventato la loro nuova casa adesso, vostra maestà. Cosa? Perché non provate a guardare il lato positivo? Potrete avere tutto il miele che desiderate. Come mai hanno deciso di venire qui? La verità è che hanno seguito me perché credono che sia l'ape regina. Comunque io non le voglio sul mio castello. Se le api scoprono che non sono lì dentro, mi seguiranno di nuovo. Oh, ho capito. Scusi, ma perché non me l'ha detto subito? Ciao, api. Guardatelo, è qui, qui. Ah! Portatemi via subito! Sta tranquillo, vecchio saggio. Ci penso io.
fermo! Mi lasci almeno il mio miele! Si avvicinano sempre più! Trova il modo per seminarle! Agli ordini! Tieniti pronto! Cerco di volare ancora più in basso! Scusa, ma non siamo vicini al lago! Ecco lassù l'ape regina! Anzi, il vecchio saggio elfo! Arrivano anche le api! Coraggio! La vostra ape regina sta entrando! E adesso avete capito come si ottiene un barattolo di miele con calma, prudenza e anche grande accortezza? Qual è il problema? Per caso non vi è mai capitato di vedere un apicoltore in mutande prima d'ora? Calma, prudenza e anche grande accortezza. Sì, esattamente, Tata. E diventa una cosa semplice quando si è un apicoltore esperto come il sottoscritto. Allora puoi prendere un barattolo di miele anche per me, giusto? No! Insomma, almeno non per quest'oggi.